Buongiorno ragazzi, poi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni Juventus-Sassuolo. Allora, contro il Milan siamo stati perfetti. Siamo stati perfetti contro il Milan e questo secondo me ci ha dato un po' più di spinta per giocare bene e vincere le partite. Ovviamente contro il Milan abbiamo vinto 3-1 a San Siro, uno stadio dove vincere non è mai facile, contro una squadra che adesso sta facendo benissimo e è primo in campionato. Siamo andati noi là a San Siro e gli abbiamo rotto il... Quindi possiamo vincere anche contro il Sassuolo, anche se il Sassuolo quando vuole può far male a chiunque. Quindi se ci mettiamo d'accordo e giochiamo in una maniera che può andare bene, possiamo vincere questa partita. Anche se il Sassuolo, lo ripeto, può far male a chiunque, quindi stiamo attenti. Ovviamente De Ligt oggi non ci sarà perché è positivo al Covid. Ha preso il Covid nel peggior momento, perché De Ligt ci ha aiutato a vincere contro il Milan, ha difeso benissimo, quindi senza De Ligt abbiamo una grandissima difficoltà, ma speriamo che la difesa tenga, perché senza De Ligt, se ci impegniamo, possiamo vincere. Comunque, io penso che finisca 2-1 Juve, penso che segni Ronaldo, Dybala e Caputo. Come si dica giù nei commenti le vostre predizioni, speriamo di vincere questa partita, perché se vogliamo avvicinarci al campionato e vincere sto cacchio di campionato, dobbiamo fare tutto il possibile per vincere le partite e non perdere le partite come contro la Fiorentina, perché è stata veramente una vergogna contro la Fiorentina. Cerchiamo di mettere questa partita alle spalle e andare a vincere questa partita, perché se vinciamo oggi abbiamo ancora una chance di vincere il campionato. Se perdiamo oggi buttiamo via lo sforzo di contro il Milan e andiamo poi a perdere altre partite e poi addio campionato. Quindi basta vincere oggi per darci un'altra spinta e poi pensare alle partite future. Comunque, il video è sempre qui, grazie per aver guardato, forse come sempre, cerchiamo di vincere questa partita, sono molto confidente, vinceremo e niente, ciao, forse come sempre, cerchiamo di vincere.